Sono stata svegliata nel cuore della notte da mio marito. Sono scesa e ho trovato polizia, vigili del fuoco e tanto fumo e ovviamente tanta paura. Tre esplosioni in sequenza, sempre più forti, poi le fiamme che hanno avvolto l'ingresso. La scorsa notte il supermercato La Beccheria di Piazza Perugino è stato preso di mira da un ladro che ha agito con alcune bombolette di gas da campeggio per far saltare l'ingresso ed è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza prima che anche questa finisse distrutta dalle fiamme. Si vede dalle telecamere una persona di colore con uno zaino, un giubbottino, sembra tipo catarin frangente, che verso mezzanotte e tre quarti appoggia degli scatoloni con anche l'immondizia personale, perché ho trovato tonno, passata di pomodoro, verdura, proprio ha appoggiato le bombolette blu tipo da campeggio, ce n'erano 5-6. E dopodiché è tornato dopo 5 minuti e con calma ha fatto tutto il suo lavoro. Da brivido l'esplosione della prima bombola, la seconda e la terza, veramente come da film di paura, ha invaso tutto, ha preso a fuoco la tenda. Il malvivente non è riuscito a entrare nel negozio solo per la buona resistenza dei vetri antisfondamento, che però hanno subito pesanti danneggiamenti. I danni sono catastrofici, oltre i 15.000 sicuro, perché comunque a parte la tenda abbiamo l'impianto elettrico, quella delle telecamere, la porta automatica, il vetro antisfondamento e tante altre cosucce all'interno del negozio, oltre lo stress psicologico che quello non me lo ripaga nessuno. La polizia, ora sulle tracce del ladro, è giunta subito sul posto e ha allertato i vigili del fuoco. Una pattuglia si trovava nelle vicinanze proprio perché i negozi e gli esercizi della zona di Piazza Perugino sono stati più volte bersagliati dai ladri negli ultimi mesi. Di recente ci sono stati furti in un negozio di parrucchiere e nel bar proprio di fronte alla beccheria. Sabato scorso, sì. Hanno sfondato la porta, rubato fondo cassa delle bottiglie.